Studio 7 TV e Sport Piceno Game presentano l'intervista di Pietro. Ospite della puntata. Benvenuti alla nuova puntata. Abbiamo ospite un artista, questo mondo artista astratto, Fabio Pigatto. E a questo punto la domanda più spontanea che ci poniamo oggi: chi è Fabio come artista e come persona? Beh, ciao, intanto ti ringrazio per il tuo invito. Allora, io mi chiamo Fabio Pigatto, in arte Red Eyed Panda, ho anche un alter ego, tanto perché non so, freudianamente qualcuno si può sbizzarrire e capire magari, darmi anche qualche indicazione per capire perché, a livello psicologico. No, mi occupo di arte astratta e decollage. Io però nasco nell'ambiente musicale e scrivo dei romanzi a sfondo musicale. La mia influenza principale è la musica, i musicisti che hanno rappresentato molto per me e anche la letteratura e l'arte. Allora, come artista astratto cerco di parlare all'inconscio con il linguaggio dell'inconscio, come direbbe Jodorowsky, e cioè creare dei paesaggi interiori e metterli su tela. Per quanto riguarda invece il decollage, che lo dico per chi magari non segue molto l'arte, ma sono i collage, quelli strappati, sovrapposti uno all'altro. Mi piace l'errore, la dissonanza, l'imprecisione. Quindi cerco di integrare queste cose all'interno di un'opera. Guarda, ti faccio un esempio, no? Noi all'interno, ad esempio, di una melodia che stiamo ascoltando sentiamo una nota dissonante. Uno può dire, non ci stava, questo è un errore. Però quell'errore o quell'imprecisione o come vogliamo chiamarla dissonanza ha reso la melodia unica e soprattutto ci ha fatto lo sgambetto perché non ce l'aspettavamo. Ed è quindi ha reso qualcosa che a noi è ben conosciuto, no? È anche rassicurante, un imprevisto, qualcosa che non sapevamo ben definire. Ecco, mi piace questo sfasamento. E appunto tu hai parlato di musica e di arte. Quanto è influenzante o influenza a questo punto, in cui sei nella fase creativa, l'ascolto della musica? Tantissimo, e soprattutto per l'astratto, perché appunto quando disegni un paesaggio interiore vieni influenzato da qualsiasi cosa, anche dall'ambiente, no? Anche dai suoni ambientali, non solo la musica. Ad esempio il fatto che le campane suonano mentre tu stai dipingendo e magari ti danno anche un po' fastidio a volte, o magari c'è il gatto del vicino che miagola. Sai come diceva Joe Strummer, no? No input, no output, cioè se non butti dentro qualcosa non tiri fuori niente. E quindi anche lì tu ti devi connettere un po' con l'ambiente circostante. Questa è la musica, ma è anche una musica un po' diversa da quella che intendiamo. Non è solo quello che esce dalla cassa Bluetooth di casa tua o dal registratore o dalla radio. È anche sintonizzarsi con tutto quello che sta intorno a noi. Ok, quindi non solo la musica, ma anche i rumori diventano una melodia che può essere interiorizzata e poi esteriorizzata attraverso l'arte. Nelle tue opere ci sono anche rappresentazioni di personaggi reali che poetino hanno segnato o tentano di segnare la vita musicale ma anche artistica. Qualche accenno di qualche personaggio che in fondo ti ha reso più felice degli altri? Guarda, guarda, guarda. Non so se si nota, lì dietro ho messo Kurt Cobain, vicino al registratore, però tutto è partito quando ero un ragazzino. Il vaso di Pandora l'ho aperto con i Sonic Youth, un gruppo newyorkese, no? E è stato così, io ho aperto una porta, ascoltando loro, che dava in un corridoio pieno di altre porte. È stato questo l'effetto, quindi non è stato solo ascoltare quel gruppo, vederli,
dire soprattutto, caspita, perché ero un ragazzino, non so quello che stanno dicendo, però vorrei averlo detto io. Qui c'è qualcosa che devo approfondire. E appunto, ascoltando loro, ho scoperto altre cose, ad esempio la letteratura, William Burroughs, il cyberpunk, un altro tipo di musica, quella di Lydia Lunch, quella della no wave newyorkese. È quella poi inglese dello shoegaze di cui Thurston Moore, il chitarrista uno dei chitarristi degli Sonic Youth, perché sono in due, era appassionato. Quindi anche i gruppi inglesi dell'arte, perché gli Sonic Youth hanno sempre avuto delle opere importanti nelle copertine dei loro dischi e tutto il resto che ci stava intorno. Quindi un humus culturale per me è stato questo, e da lì è stato un percorso in divenire, cioè poi i miei interessi da ragazzino, 14enne, 15enne, 16enne, si sono un po' ampliati e ho iniziato il mio percorso. Ecco. Poi ce ne sono stati tanti altri, e se voi parliamo anche di altri musicisti. Certo, quali sono gli altri che ti hanno ispirato che poi hai fatto anche l'opera? Sì, allora beh, dietro ti ho fatto vedere Kurt Cobain, tutti diciamo a livello anagrafico, tutti quelli del grunge, della musica grunge e del Britpop mi piaceva molto l'aspetto culturale e perché, più che sociale, più che culturale, no? Rappresentavano comunque qualcosa che socialmente era anche un po' più vicino a noi in confronto agli Stati Uniti, perché il primo gruppo che ha dato il via a tutto, poi sono arrivati gli Oasis, i Blur, ma i primi proprio, quelli da cui si traccia il solco, sono gli Smiths, che sono diventati famosi nel momento del thatcheriano, di Margaret Thatcher, non so se così si può dire, quindi la chiusura delle miniere, i lavoratori che venivano licenziati, la suburbia e vedere appunto questi ragazzi che magari non avevano molte prospettive e che si vedevano togliere anche il lavoro, la working class, diciamo, no? Che si vedeva dare il sussidio, sì, però il lavoro non c'era più. Ed era forse una situazione che noi italiani possiamo comprendere meglio per alcune similitudini, mentre magari quello che succedeva a New York, bellissimo, intrigante, però dal punto di vista del nostro vissuto personale era un po' più lontano. Ecco, mi piaceva questo. Poi sono arrivate tante altre passioni, ad esempio la musica elettronica e ad esempio gruppi, non so, adesso io cito i più famosi, tanto per non fare una lezione, insomma, di musica, ma i Radiohead o gruppi del genere, che anche lì sono arrivati e hanno portato nelle classifiche l'idea di loser. L'idea di loser c'era già con Kurt Cobain, no? Che diceva: mi sento stupido e contagioso, it smells like the spirit, no? I feel stupid and contagious. Però poi è stata portata avanti anche da loro negli anni 90, cioè Thom Yorke cantava I'm a creep, I'm a weirdo, no? Sono, per parafrasare un po', italianizzando, sono una specie di sfigato, diceva così. Quell'estetica del loser a me piaceva molto perché mi ricordava in letteratura John Fante e Bukowski, entrambi li ho messi nelle mie opere. E Thom Yorke l'ha portata a livello di massa. Cioè lì c'è stato, anche con l'aiuto di un certo tipo di cinema, pensiamo al Drugo del Grande Lebowski, ok, anche lì la figura del loser ha ripreso il suo giusto posto anche nelle classifiche, ha scalzato un pochettino la figura del vincente anni 80 con le scarpe firmate e un frullato in mano, ecco. Una curiosità, abbiamo citato che il tuo nome d'arte, ma questo panda con gli occhi rossi, per quale motivo hai scelto panda con gli occhi rossi? Allora, prima di tutto perché io fin da piccolo, proprio morfologicamente, ho sempre avuto le occhiaie. E quindi la figura del panda mi è sempre stata simpatica.
L'occhio rosso ha diversi significati, da scena andalù di Buñuel in cui viene aperto l'occhio con il rasoio, a il fatto che il rosso può rappresentare anche il colore dell'arte, no? Quindi sì, qualcosa che va un pochettino oltre a quello a cui siamo abituati. Hai tirato il Radiohead, poi Mascolo si è ripreso anche poi il brano. E, però Sì. musicalmente sei un pochettino cioè, avanti per un certo senso, ma retro, visto il registratore che c'è dietro, sei un po' retro, visto che quel tipo di registrazione, soprattutto la registrazione della canzone, non si usa più. Non si usa più adesso qualsiasi cosa noi compriamo. Allora, io guarda, non si vede, non è inquadrato in campo, ho anche ascolto anche i vinili, quindi ho un giradischi. Però attenzione, non illudiamoci che la musica che ascoltiamo in un vinile sia migliore di quella che ascoltiamo in un CD oppure tramite la cassa Bluetooth, dipende solo da un livello tecnico, perché la fonte ormai è sempre digitale, anche in vinile viene riversato in vinile, però è digitale. Se tu invece compri un disco degli anni 70 che era stato registrato su bobina, quella che vedevi dietro, e poi riversato su vinile, potevi sentire la differenza tra un CD, la radio e un vinile, mentre adesso la fonte è sempre la stessa. Quindi sì, se io ho una cassa di quelle da 5 euro, è chiaro che non sento bene la musica, ma se andiamo a vedere qual è la fonte di questa musica, è sempre la stessa. A me piace esteticamente avere il registratore, è un oggetto di arredo per me, avere, vabbè, giradischi, poi ho anche delle altre cosette legate sempre all'ambiente musicale perché mi ricorda la mia passione per la musica, però io sono per guardare avanti. Ok, quindi ben venga questo, però non entriamo in quel circolo vizioso che è l'idea. Ai miei tempi si stava meglio. Perché secondo me non è proprio così. Cioè, io non voglio dire, sono del 72, quindi mi ricordo benissimo quando per ascoltare un po' della musica dovevo andare con una rivista in un negozio di dischi e gli dicevo vorrei comprare questo disco. E il commerciante mi diceva, bello, sì, sai che piacciono anche a me, torna il mese prossimo e ti faccio avere il disco. Ecco. Questa può sembrare una cosa romantica, raccontarla, e magari un ragazzino può anche dire: beh, ma lo faccio anch'io, mi vado a leggere una rivista. Però una volta si doveva fare sempre, e io mi ricordo che Generazione X di Douglas Copeland, proprio perché la mia generazione la chiamano ancora Generazione X, io sono andato ad ordinarmi il libro e l'ho aspettato 2 mesi. Allora, sì, è vero che c'erano dei gruppi straordinari che diventavano famosi e perché c'era anche un background, però attenzione, perché c'era una difficoltà nel fruire tutto quello che era la musica, la letteratura, il cinema, che era incredibile. Cioè ti dovevi sbattere tantissimo e ne potevi vedere molti meno. Cioè, quindi sì, è vero, la qualità c'era una minore qualità nelle immagini, perché se ti vedi un film in videocassetta adesso dici ma cosa mi guardavo? E quindi io sono per la tecnologia. Il problema è che non sempre ci educano su come usarla. E questo qua è un po' anche colpa nostra, è colpa anche della mia generazione che magari non ha saputo trasmetterlo ai ragazzi più giovani. Ecco. Quindi faccio anche mea culpa. Nella realizzazione delle tue opere c'è un colore che in fondo non ti accorgi, ma è un po' predominante rispetto a tanti colori e comunque tante miscelazioni. Sì, ma in realtà ce ne sono due, sarebbero quattro, ma due non sono colori, cioè il bianco e il nero, che sono colori, ok, e il rosso e l'azzurro.
L'azzurro trasmette sempre quiete, poi ognuno interpreta come vuole, io do la mia interpretazione, chi ascolta è libero di dissentire, ci mancherebbe. La quiete, la comfort zone. Il rosso rappresenta di più il movimento, la passione, ma anche qualcosa che è il metaforico calcio nel sedere che a volte abbiamo bisogno di ricevere. Per dire, vai avanti, avanti, un calcio nel sedere buono come quello che danno i genitori quando non hai tanta voglia di fare i compiti. Ecco, questa è la rappresentazione. Sì, come colori primari sono questi quattro che uso. Invece i supporti per poter esprimere la tua arte, oppure scegli anche il tipo di dove poterla fare. Sì, e lì dipende anche dall'ispirazione del momento. Allora, ho fatto dei quadri su cartone da imballo, quindi riciclando. Avevo cercato di usare per la maggior parte materiale riciclato, però poi non era possibile perché avevo bisogno anche di colori e di colle che non si possono riciclare. Quindi lì per dei décollage li ho fatti in questo modo, e poi ho fatto fare una struttura in legno per poterli appendere. Questi sono 80 per 120 centimetri, sono abbastanza grandi. Consideriamo grande quello che si può gestire all'interno di un appartamento, di un luogo normale, di una stanza dove lavori, perché altrimenti per le opere che siamo abituati a vedere anche alle mostre, alle rassegne d'arte, ci sono quadri di 4 metri per 3, però allora lì l'artista lavora dentro un capannone, dentro un appartamento come il mio. E poi sono passato a cose un po' più piccole, perché volevo essere più essenziale e dire, più che mettere, mi concentro sul togliere, no? Perché quando lavori in un'opera, ad un'opera grande, molti mettono, 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 hai spazio, continui a mettere cose. Mi sono imposto dei limiti e quindi ho fatto delle cose su cartoncino, sia in A4 che in A5, quei cartoncini di invito tipo 300 grammi, quelli per i matrimoni, e lì ho fatto dei decollage in base astratta e poi il ritratto di artisti, di musicisti, di scrittori che per me sono importanti, e li ho fatti su quello. E poi ho fatto anche delle tele tradizionali, sì, l'astratto prende bene sulla tela, cioè stanno attaccati bene, si sovrappongono bene i colori, e l'ho fatto con pennelli, con spatole e con spugne. Ecco, questi i mezzi che utilizzo normalmente. E invece la prima sensazione che hai provato alla presentazione della prima opera, ma è passato tanto tempo, però quella sensazione quando più che le parole hai visto i loro sguardi, i loro occhi, e hanno preso una luce diversa ogni quando hanno visto l'opera. E rivolgendoti a te, tu quella che sensazione hai provato in quel momento e soprattutto quale provi ancora? La prima sensazione che ho provato vedendo le persone che guardavano i miei quadri è di essermi tolto i vestiti. È quella. Cioè, uno si è messo a nudo perché ti dicevo appunto, soprattutto per l'astratto, quando crei un paesaggio interiore e lo fai vedere, poi qualcuno lo guarda, ti senti come se ti fossi svestito. Guardando poi le persone e sentendo quello che mi venivano a dire, in realtà la mia sensazione non era del tutto corretta. È come se ci fossimo passati un maglione o un vestito, perché comunque loro percepivano le cose, ma che erano quelle che magari cercavo di trasmettere io, però poi le interiorizzavano e ci mettevano il proprio vissuto. Quindi in realtà non era solo egocentricamente, non so, Fabio Pigato che ha creato un'opera per dire questo. Era un'opera che trasmetteva delle sensazioni ad altre persone in base al loro vissuto, e quindi l'interpretazione cambia e non è detto che sia corretta la mia, cioè io non è che faccio una scultura sul marmo e dico è così, la dovete interpretare come dico io, no. È stato bello vedere che qualcuno mi diceva delle cose
mi faceva notare, non so, che quell'abbinamento gli faceva pensare ad una determinata cosa che io non avrei mai pensato. È un po' come le canzoni, no? Quante volte succede che noi le facciamo nostre, magari soprattutto parlo per me, che io sì, parlo l'inglese, ma non è che sono un madrelingua, anzi, lo parlo in modo maccheronico, quindi a volte fraintendo il senso, però faccio diventare mia quella canzone. E poi per me rappresenta sempre quella cosa lì. E quindi un po' la stessa cosa anche per le opere. Io sono contento che succeda così. Una volta che le hai fatte, le lasci andare come i figli per la loro strada. Qual è l'espressione che ti hanno detto che ti ha sorpreso? Perché effettivamente in quell'opera tu hai detto, hanno visto una cosa diversa, ma che poi quella sensazione, quella cosa ti ha sorpreso, ma ti ha reso anche felice nel capire che hanno visto quell'immagine, secondo te. Ma soprattutto nell'astratto, perché c'erano dei quadri, c'era ad esempio un quadro che io avevo fatto in un momento in cui c'erano i bombardamenti in Siria, era un quadro astratto, mi avevano molto colpito le foto dei bambini, degli esodati e dei bambini, insomma, colpiti. Vabbè, adesso guerre ce ne sono sempre, in quel momento era quello. Ho usato i colori che usavo e delle persone che l'hanno visto l'hanno interpretato in modo del tutto diverso e positivo. Adesso non ricordo esattamente l'espressione, questa non me la ricordo, però ho detto, beh, non do neppure la chiave di lettura a questa persona e dire perché l'avevo fatto e come l'avevo interpretato. Lui ne ha avuto un'immagine positiva da questo quadro, glielo lascio così, non glielo voglio rovinare, ed è un po' il discorso della canzone, no? Io l'avevo fatto con tutt'altro intento e invece ha rallegrato la giornata, va bene, poteva andare bene sia uno che l'altro, sia il fatto che uno rifletta su una cosa che sta succedendo, anche se è lontana da noi, ma che comunque sta succedendo a qualcuno, c'è qualcuno lì sotto le bombe, sia il fatto che invece uno dica, beh, vabbè, mi ha rallegrato la giornata perché mi ricorda un paesaggio marino che ho visto, un paesaggio che ho visto nelle mie ferie, che e ce l'ho ancora dentro il cuore, ecco. A questo punto, intanto, noi ti ringraziamo per essere stato ospite. A questo punto ci mancano dove poterti raggiungere gli indirizzi, parliamo di indirizzi tutti i social, e i saluti finali. Allora, guarda, su Instagram, Red Eyed Panda, mi potete trovare, potete vedere le opere lì. Ringrazio anche Divinazione, che è l'ufficio stampa, Francesco e Franco, sono due persone stupende. E poi, se volete vedere anche una mia opera, che è diventata la copertina di un disco, è Stefano Attuario, si chiama il cantautore, l'autore di questa canzone, Un demone, la mia morale, e io ho cercato di interpretare la canzone tramite un'opera astratta, ma non troppo, che è diventata la copertina del suo singolo. Ti ringrazio moltissimo. Mi piace molto lo sfondo che hai impostato con i televisori, visto che anch'io ho uno sfondo con il registratore. Un po' siamo in sintonia, no, questa sera. Ti ringrazio moltissimo e ti mando un abbraccio. Spero che ci sentiremo il prima possibile. Grazie a tutti quelli che ci guardano. Studio 7 TV e Sport Piceno Game hanno presentato l'intervista di Pietro. Ospite della puntata,